Newsroom, programma di informazione e approfondimento dal lunedì al giovedì dalle ore 19.15 su Radio Stella Città e sul canale 667 di Provincia TV. Newsroom. Bentrovati con una nuova puntata di Newsroom. Quest'oggi parleremo di diversi temi, soprattutto politica. Qui a fianco a me c'è Alessandro D'Amico, esponente moderato, possiamo dire così. Come no, buonasera. Politico Civitavecchiese. Allora, partiamo subito con... diciamo, parliamo delle elezioni, appena passate amministrative. Facci una tua panoramica dalle politiche alle amministrative. Beh, diciamo che dalla valutazione che ho fatto balza subito all'occhio che dalle politiche di febbraio alle amministrative di qualche settimana fa c'è la scarsissima affluenza alle urne, che comunque è un dato allarmante, che secondo me diciamo che va un pochino a mettere sul banco degli imputati la politica in generale, al di là degli schieramenti politici. Abbiamo visto una buona affluenza alle politiche, secondo me, che si è mantenuta nel tempo rispetto agli anni precedenti, grazie al Movimento 5 Stelle, perché comunque tutta una grossa fetta di elettorato, circa il 30%, il 25% su base nazionale, è andata a votare scegliendo o comunque cercando nel Movimento 5 Stelle un'alternativa, una risposta che la politica per propria non ha dato, e un movimento di cittadini di fatto quantomeno aveva intenzione di dare. Abbiamo visto che a distanza di qualche mese i vari litigi, le varie inconcludenze poi di fatto del movimento a livello nazionale, quindi parlamentare, Camera-Senato, ha fatto sì che la gran parte degli elettori che comunque è andata a votare per le politiche non ha confermato quel voto alle amministrative, e sostanzialmente un calo di circa 20 punti percentuali di votanti di fatto sono quelli che il Movimento 5 Stelle non ha preso. Naturalmente a grandi numeri non è diciamo un qualcosa di ben definito, però grosso modo il calo di elettori è equivalso al calo di voti, insomma, che il Movimento 5 Stelle ha perso. Quindi di fatto i partiti hanno sempre uno scarso appeal in questa fase, mentre l'alternativa, che era quella dei 5 Stelle, è andata praticamente scemando in pochissimo tempo. Anche se anche il PDL è andato molto male, partendo dalle politiche di diversi anni fa alle politiche che ci sono state a febbraio, ma anche alle amministrative, con comuni come Roma, che è stata governata per 5 anni e il sindaco uscente ha preso poco più del 30%, quindi diciamo, se Atene piange, Sparta non ride. No, assolutamente, anzi, diciamo che pur essendo un esponente politico e giovane, di certo, insomma, non è che mi schieri dalla parte della politica o dell'antipolitica, nelle stanze dei palazzi si fa la politica, quindi insomma non si tratta di stare da una parte o dall'altra. L'unico che riesce a reggere dei partiti, anzi ha avuto grandi affermazioni, è il Partito Democratico, questo perché... probabilmente il fatto di di avere un gran numero di tesserati, ma anche un elettorato che comunque a votare ci va sempre, questo unito al calo dell'affluenza fa sì che comunque regge sempre l'urto delle crisi. Certo, sicuramente il Popolo della Libertà, o comunque l'area moderata, è comunque sempre attaccato alla figura di Berlusconi, nel bene e nel male, mentre il Partito Democratico, magari non trovando sempre un leader così carismatico quale un partito così grande dovrebbe avere, è comunque ben strutturato, più strutturato, e quindi, cioè, bene o male, insomma, riesce ad avere uno zoccolo duro più ampio. Intanto abbiamo in collegamento telefonico David Porrello del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Mi senti, David? Sì, buonasera a tutti, buonasera, grazie. Buonasera, ciao. Allora, buonasera, spiegaci un po', raccontaci com'è andata la giornata oggi in Consiglio regionale. David Porrello aggiorna sempre tutti dalla sua pagina Facebook su quello che avviene, spiegalo anche ai nostri telespettatori e radioascoltatori. Non c'è nessun problema, lo faccio con molta volontà, insomma. Allora, oggi abbiamo iniziato la discussione della legge collegata al bilancio, quella praticamente che andremo
a recepire la legge, con cui andremo a recepire la legge 174 dello Stato sul taglio dei costi della politica. Prima però di fare questo abbiamo fatto la votazione di una mozione che vede coinvolta Civita Vecchia al suo porto, proprio relativa allo smantellamento della famosa ormai Costa Concordia all'interno del nostro porto. E qui abbiamo fatto un attimo di dibattito e vi spiego velocemente il motivo. Erano state presentate tre mozioni, una da De Lillo, una dal centro-sinistra a firma Vincenzi ed altri, tra cui Gino De Paulis, e una invece del Movimento 5 Stelle a nome di tutti e sette, quindi anche mia, dove mettevamo il faro su alcune questioni proprio relative a questa Costa Concordia. Le prime due solamente per un aspetto di accaparramento per avere un lavoro, diciamo la nostra più che altro alla valutazione preliminare prima di ottenere poi la Costa Concordia. Diciamo che dalla commissione ambiente è stata licenziata una versione unitaria dove i nostri parametri sono stati i nostri impegni che dicevamo nella nostra mozione sono stati tutti recepiti, ma che metteva al primo punto comunque un impegno veloce, immediato, affinché il Presidente porti questa nave all'interno del nostro porto senza appunto quelle valutazioni che noi richiedevamo prima, mentre invece sono state inserite tutte le altre, quali per esempio l'istituzione di un osservatorio formato anche da associazioni ambientaliste, per esempio da membri di associazioni ambientaliste locali che si battono sempre per la tutela del nostro territorio. Quindi proprio per questo inserimento di questo primo punto, questo ci ha visto costretti comunque non a votare contrariamente, ma a dare un voto di astensione, proprio perché noi volevamo da una parte prima la votazione, questo non è stato inserito, ma comunque sono stati inseriti dei punti a noi cari, quindi comunque non una contrarietà a questa mozione, ma comunque un'astensione perché proprio per questo primo punto. Allora, quindi riassumendo un secondo, visto che il Movimento 5 Stelle era diciamo favorevole alla Concordia a Civitavecchia, a patto che però... Di una votazione primaria prima di un impegno formale al Presidente, quindi invece lì si è un po' saltata, un po' omessa questa parte. Diciamo che a noi comunque sta bene l'inserimento dei nostri punti all'interno della versione finale presentata in aula quest'oggi, e quindi comunque abbiamo lasciato il parere di astensione e con una soddisfazione comunque per aver visto inseriti questi punti. Ho capito. Non temi, David, che diciamo visto l'assenza di lavoro, questa astensione su un voto così importante per la regione possa essere impopolare? Purtroppo guarda, ci sono tanti esempi, uno nazionale per esempio è quello dell'Ilva, che ha visto sempre una cosa, lo sviluppo, il lavoro, senza pensare a una sostenibilità di questo. Noi non è che siamo contrari al lavoro, siamo per la valutazione di alcuni aspetti prima di ottenere a tutti i costi qualche cosa. Ottenere a tutti i costi qualcosa alla fine può portare, è chiaro, forse il caso Costa Concordia, forse no, ma chi l'ha valutato, chi ce lo può dire? Quindi noi vogliamo valutare prima di mettere poi una pezza al danno appunto il tipo di lavoro che si cerca di portare all'interno di una città che comunque è già martoriata da centrali a carbone, da un porto che comunque porta, anzi una centrale a carbone e una centrale, non la dimentichiamo mai, una centrale a turbogas, a Tor Vardalica Sud, di un porto che comunque non ha elettrificazione alle banchine, che quindi per il lavoro ci stiamo respirando un'aria che veramente forse non ce l'hanno neanche in India, nella città di Bangkok. Quindi allora di portare altro lavoro senza l'omologazione ambientale, ecco, su un territorio già così martoriato, ecco, diciamo che vogliamo valutare, ecco, non siamo contrari, ma vogliamo una valutazione che ci faccia capire per bene quello che succederà all'interno del porto nel caso in cui arriva una nave di quelle dimensioni. Quindi la frasca, per esempio. Okay. Quindi l'ambiente comunque viene prima del lavoro, questo è il messaggio. Non è che l'ambiente viene prima del lavoro, viene insieme. Uno non può prescindere dall'altro, mentre invece fino ad oggi
l'ambiente è stato come un a servizio di uno sviluppo, di un lavoro, di un qualcosa che non si è mai valutato. Quindi oggi siamo convinti che l'ambiente va di pari passo al lavoro, uno sviluppo ecosostenibile. Secondo te i tuoi colleghi del Movimento 5 Stelle della Toscana faranno lo stesso ragionamento per un'eventuale consegna della Concordia a Piombino? Allora, appunto noi abbiamo una valutazione, la valutazione nostra, anzi vi dico pure questa, i nostri colleghi al Senato hanno già fatto un altro tipo di valutazione, no? Naturalmente loro sono senatori, quindi hanno una visione più completa, una visione nazionale, e hanno individuato nell'unico porto del Mediterraneo a poter fare immediatamente questi lavori, quello di Palermo. Cioè, capite, noi dobbiamo valutare un po' tutto, dobbiamo valutare chi è pronto, dobbiamo valutare cosa significa portare un relitto all'interno di una struttura che può essere quella di Piombino, quella di Civitavecchia, Napoli, Genova, Livorno, dobbiamo valutare tutto, l'importante è fare una valutazione coscienziosa. Naturalmente i colleghi di Piombino o comunque perché in Regione Toscana non siamo ancora presenti all'interno del Consiglio regionale, quindi forse saranno soltanto i colleghi di Piombino, se esiste un gruppo adesso non me lo ricordo, che probabilmente faranno delle valutazioni di questo, ma l'importante è che quello che guida l'azione sul territorio sia sempre un'azione di volerlo a tutti i costi perché il lavoro sia importante, poi chi se ne frega dell'ambiente, insomma, ecco, avere sempre una visione generale armonizzata, ecco, possiamo dire così, armonizzata. David, in collegamento abbiamo anche il tuo collega Gino De Paolis, sì, se vuoi sì. Possiamo farvi no. Confrontare. Mi senti Gino? Gino? Sì, esatto, scusate, sì. Sto in macchina, se mi sentite male perché sto in macchina. No, ti sentiamo forte e chiaro. Gino, appunto abbiamo sentito David Porrello, ci ha spiegato, è in collegamento e ti stava salutando prima, ci ha detto appunto che il Movimento 5 Stelle prima voleva delle verifiche ambientali, prima di dire un sì forte e deciso alla Concordia Civitavecchia. Invece gli altri partiti appunto non si preoccupavano di questo impatto ambientale? No, non è vero, ce l'abbiamo messa. È vero che il Movimento 5 Stelle, nella sua mozione, che peraltro non menzionava mai il fatto di portare a Civitavecchia la Concordia, mai in maniera esplicita, era quella più stringente sotto il punto di vista di impatto ambientale, e questo è vero. Me l'ha fatto notare, ci siamo seduti insieme, l'abbiamo posta la mozione così, come ho deciso, tant'è che il Movimento 5 Stelle in commissione l'ha votata, quindi abbiamo già oggi, stranamente, c'è stato questo voto di astensione, personalmente è dispiaciuto. Perché, ma non per il Movimento 5 Stelle in genere, perché era importante che il consigliere di Civitavecchia, io so che David va in questa direzione, era importante che sostenessero questa cosa. Comunque è passato uguale, collaborazione c'è stata, a me è dispiaciuto che alla fine non ci possa essere stato questo voto unanime, però diciamo che poi la collaborazione, ecco, ripeto, questo è vero, del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto delle regole più stringenti sotto il punto di vista di controllo ambientale, sono state recepite all'interno di questa mozione che poi abbiamo presentato in aula, prima in commissione e poi in aula, e è stata da tutti votata. Ho capito. David, se sei ancora in linea, allora sì. Come mai questa differenza tra il voto in commissione e quello in consiglio? Ma no, la differenza è semplicemente data dal fatto che comunque in commissione avevamo valutato bene questo primo punto, ecco, soltanto quello, ma comunque, come ha detto Gino prima, ecco, c'è stata sempre la buona volontà del movimento, mia prima di tutto, per cercare di portare a casa un testo il più condiviso possibile. Poi naturalmente si analizza un po' meglio, si sentono i colleghi, si sente anche il Senato, si sente la Camera, si sente tutta l'apparato 5 Stelle, perché noi comunque lavoriamo per fortuna tutti abbastanza uniti, e quindi alla fine il nostro voto è stato quello. Vi ripeto, non è stato un voto contrario a questa mozione, perché non ci sembrava neanche giusto, perché comunque, ripeto, parte delle nostre impegni nella nostra mozione sono state recepite all'interno di questa mozione d'Italia, quindi comunque è stato solo un voto di astensionismo per una parte, quindi comunque l'Aula ha licenziato il testo e noi siamo soddisfatti comunque del lavoro fatto.
Ho capito. Allora abbiamo chiarito quelli che sono stati i punti per quanto riguarda la Concordia. Gino, con te volevo parlare anche di un altro argomento, naturalmente David, se vuoi e quando vuoi puoi intervenire, che è quello dei pendolari. Oggi è accaduto un fatto particolare, c'è stato un treno che è rimasto fermo circa 3 ore e oggi, tantissimi treni che sono rimasti... Oggi anche ieri. Anche ieri c'è stato un problema sulla tratta. Ecco. Io questa mattina sono uscito perché ho ricevuto molte telefonate di persone chiaramente anche della nostra zona, del nostro comprensorio, che chiaramente con una giornata così calda, che è stata un'aggiunta negativa al disagio che quotidianamente vivono queste persone, stavano fermi perché c'è stata questa discussione. È chiaro che questa tratta non trova pace, non riusciamo in nessun modo, nonostante le pressioni che facciamo da più parti politiche, a risolvere questo problema di questa deportazione dei nostri pendolari che si recano verso Roma quotidianamente. Le ferrovie sembrano, le Trenitalia sembra sordo alle richieste di aiuto di queste persone. Chiaramente adesso io penso pure che David sia d'accordo, cercheremo di chiedere un'audizione in commissione trasporti, che peraltro già era prevista, per accelerare questo iter e per cercare di capire i punti di caduta. A volte basterebbe proprio poco per rendere la vita delle persone piacevole, ma sembra che questo non interessa a nessuno, che guadagni il risparmio dicono loro, il guadagno dico io, perché poi i manager che vanno in pensione e prendono milioni d'euro per dare un servizio di questo genere, penso non si tratti di risparmio, si tratti di un guadagno sulla pelle delle persone. David, la pensi nella stessa maniera? Sì, guardate, io essendo membro della commissione ambiente proprio, che si occupa anche di trasporto e mobilità, quando abbiamo sentito l'assessore Civita, che appunto che si occupa della parte mobilità, quindi della parte che riguarda proprio il trasporto, per esempio pendolare, lì proprio durante il mio intervento ho fatto proprio notare all'assessore Civita che il prossimo anno, che ci sarà la discussione della carta dei servizi e quindi dei servizi ferroviari regionali con Trenitalia, ho chiesto a Paolini, all'assessore, che i comitati pendolari di tutte le linee del Lazio venissero ascoltati prima che l'assessore stesso si sieda davanti a Trenitalia per ricontrattare tutto il servizio generale della Regione Lazio. Quindi d'accordo con quello che dice Gino, perché ho vissuto pure io in prima persona il pendolarismo, prima da studente, poi da lavoratore, e quindi so che significa essere deportato da Civitavecchia a Roma e viceversa, specialmente se durante il periodo estivo, quando a tutto il numero di pendolari si somma anche quello dei croceristi che usufruiscono naturalmente del servizio di trasporto ferroviario per andare a visitare la bella Roma, insomma. Ecco. Anche perché poi le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato Moretti proprio spiegava come senza il contributo delle regioni per lui il servizio, diciamo, locale poteva anche chiudere, quindi diciamo proprio esplicitato. Moretti diciamo che non è stato mai uno dei fautori del trasporto locale, piuttosto spinge tanto questa benedetta TAV che si collega l'Italia, ma come dice appunto Gino, non si può solo e soltanto e sempre pensare ai guadagni, ma bisogna anche pensare a investire qualcosa di più affinché con poco si riescano a risolvere i problemi dei cittadini che tutti i giorni hanno questa croce, purtroppo. Perfetto, io ringrazio il...